Che volete? Niente, che vogliamo, niente. Questa villa, ecco, mi piace questa villa, io la vorrei. Eppure a me mi piace il Campidoglio, però il sindaco mi vuole. Ma che ci azzecca, non ti arrabbiare, tu il sindaco non lo paghi, io ti pago, ecco qua, vedi. Con queste me ci faccio un rotolo da 10 piani di morbidezza. Oh, pistola, non vedi che sono soldi contanti, ti capisci niente. Magari ne avessi, con tutte queste ci farei un palazzo. Palazzo? Queste per me sono cambiali. Lo so che sono cambiali, ma certo che sono cambiali, lo vedo che sono cambiali. Ma lo sai chi ha avallato queste cambiali? Lo sai o no? Guarda, chi l'ha avallato questa qua? Di chi è questa firma? Di chi è la firma? Come di chi è? Di Carlo Ciampi? Ciampi! Oh, chi sarà mai sto Ma come Ciampi? Non lo sai? Il governatore della Banca d'Italia. Ma poi, hai capito, a me mi servono per impapocciare un po', per imbrogliare la cosa. Insomma, amici miei, io mi devo fare all'americana. Sì, così il conte me se fa me. Ma fammi il piacere, che te se fa il conte? Quello a quest'ora sta in crociera con la barca piena di donne. Figurati se pensa a te, alla villa. Tu sei il guardiano. Sì. E allora puoi fare e disfare come ti pare. Come ti pare? Mi pare. Io perciò ho avuto questo lampo di genio. Perché io sono intelligente, io tengo le basi. Ah, ma lui è il bassista. Anch'io sono un bassista, sono basso come lui. Ma che c'entra? Tu sei basso ma non istruito come me. Ma che stai facendo? Ma che fai? Ma che stai... Ma fermo, non si può lasciare una rosa incustodita che te la fa. Ma sono mica contratto. Non bisogna toccare niente. Mi sono spiegato. Ecco, tu sarai il maggiordomo alle mie dirette dipendenze. Come ti ho detto, puoi organizzare, fare e disfare come ti pare. Come ti pare? Mi pare. Ecco, lo so. Ma voi capite, potevo mai portare quell'americana in via del Pellegrino, interno 10, terzo piano, scala B? Sotto scala. Vabbè, sotto scala, sopra scala. E mi stai sempre a riprendere. Ah!